Saluto a tutti, ci siamo tramutati oggi qui in Aleria, siamo in piazza Io Forte, di fronte a me c'è il famoso Forte in Marta, dove si trova il famoso museo Aleria, e poi qui da dietro la chiesa San Mercedes. Allora, siamo venuti qui per due ragioni. Prima c'è da essere con una stonda, hanno accordato una mostra in Aleria Romana, vi è detto una valla mostra, ma gli viene una merita bella, e poi mi parla di noi degli Etruschi, posto che ricordatevi, ne pochi mesi fa, hanno avuto una tomba qui vicino, hanno parlato di un mondo sano, che è una scoperta a Maiò, per Aleria e per Agursi. Allora, abbiamo abitato gli Seppu Cesari, conoscete già, che era l'anziano capizzone dell'antichità di Agursi, quindi ti saluto. Allora, saluta. Siamo qui tornando a Aleria, sa mostra, qui è parole, bene, era. Dimmi che parola. Questa mostra dà un'idea un po' sintetica di ciò che si può dire a storia d'Aleria, dall'origine all'epoca quasi medievale, diciamo, all'utilizzazione di un forte. Che si vede in questa mostra? Chi c'è? Beh, un po' tutti gli elementi della vita corrente e elementi piuttosto della storia d'Aleria, in particolare ci sono mondi oggetti che testimoniano, per esempio, per ciò che riguarda l'iscrizione, tutti i rifacimenti o tutti gli imbellimenti che sono stati fatti per un potere romano in Aleria. Ci sono dopo monete che testimoniano, ben inteso, dei diversi patroni della città e della vita corrente anche in una città romana. E ci sono elementi da religione e le stuiglie pa tola. C'è una esposizione abbastanza completa di ciò che dopo deve essere una piccola città romana in un'isola come Agursica. Ci sono i gioielli, no? Anche i gioielli, sì, in particolare perché proviene da sepolture romane che sono state anche scavate fra poco tempo, qualche mese, che danno in particolare trovato una parte della necropoli romana, perché la necropoli romana era all'esterno dei muri della città, e in particolare è stata trovata negli anni 50, innanzi che devenisse essere sfruttata la città romana, e era stata trovata andando al sito di Portone, anche i termini di Portone, Portonuccio, indicano sicuramente la presenza di porte da città. E dopo hanno trovato la città, è stata scavata la città, e finalmente tutte le volte che si facciano i travagli nel circondo di questa città si può trovare elementi della vita della città. E poi c'è un stagno, l'ustri, dovinate. Lo stagno, si pensa sempre che lo stagno di Diana in particolare, che dove sia stato un porto d'Aleria, perché si vede che lo stagno è stato frequentato dall'epoca, in primo luogo è stato frequentato in epoca neolitica, la fine di un neolitico all'epoca verso 3000 a.C., o minimo 3000 a.C., dopo all'età del bronzo, un piccolo stabilimento del suo periodo, del secondo millennio a.C., è stato trovato a Nante Esponde dello stagno di Diana, e poi all'età romana, ben inteso. Allora, infatti, abbandoniamo appena questa corsia romana, allora si parla da sé a Aleria, questi pochi mesi, con la scoperta a Maiò che è stata fatta qui vicino. Un nemico, una sorpresa, da avere sotto la necropoli romana una necropoli più antica, pre-romana e in particolare etrusca. Allora, ti propongo questo appunto, io appena ti fa un passo da redo, mi vedete sulle fiure che ci ha fornito l'INRAP, l'Istituto Nazionale di Ricerca Preventiva, ci sono queste fiure di questa famosa tomba etrusca che è stata scoperta in Aleria.
Allora, qui si vede gli ultimi scavi che ha fatto Jean Géas, che è il direttore di scavi in Casabianca, nanti i tombi etruschi, e si vede qui la gente che scavano, sono so scavi di Avasso abbastanza antichi, sono stati fatti l'ultimi in 83. Allora qui si vede qui, è ben inteso che è una dei tombi etruschi di Casabianca, la più ricca di Ciaraio, quasi la più ricca, perché ce ne sono un ipog... Jean Géas n'a scavato 200 quasi di tombe etruschi. Allora qui c'è un affare un poco particolare, un specchio di brandali maggiori che faccio più di un metro, mi pare, e è stato trovato un bronzo, e dunque si mettiano i gandeli a Nantes, sicuramente Pascarisci ciò che a Mandiaria. Cacciano un vaso che si chiama Enokoe, che è un vaso di tipo di ciaradio pa bi uino. Si mette uino dentro, si vede un'ansa maio, e dunque un vaso che ha forse 2400 anni. Aspetta 50 anni perché abbiamo legato un poco sta l'archeologia in Aleri, eh? E si vede qui che in cui l'archeologia preventiva si può fare scavi che non si faceva nemica. Dove siamo qui? Allora qui siamo sempre in Aleri, siamo un luogo che si chiama La Magione, siamo giusto a sud di necropole di Tielsa, di Casabianca, e si vede qui l'antropologo, una disciplina particolare dell'archeologia, che scava sa tomba etrusca. Allora, sa tomba è un modello di tomba etrusca classico di Ciaradio. C'è un corridore abbastanza lungo, quasi di 10 metri, si vede qui, e qui a valle, in questa veduta era, si vede bene, dunque, il corridore, gli scali, il corridore, che giunge in una pezza scavata sotto terra, è tutto scavato sotto terra, e la pezza è a tomba. E a tomba c'era dunque su scheletro che abbiamo visto innanzi, che è un scheletro di una donna forse di 30-50 anni, non si sa mica parava, ma sa da sapere meglio la sua età quando è morta, e dunque un scheletro magnifico, conservato magnifico, perché in aereo, ci vuole dire, si vede bene qui che in aereo il terreno permette di la conservazione di l'ossa. E in più, ben intesa come una tomba etrusca, pa capisci bene, ci vuole parlare di noi della religione etrusca. E la religione etrusca è chi dopo la vita c'era un'altra vita. Dunque, questo che era morta andà via all'altra vita in cui tutti iso arnese, iso roba stessa propria, ma di nuovo in cui da chi mangia, da chi bi, in cui d'altra vita dopo vita, prima vita. All'area etrusca era una città maggiore con migliaia di gente che campavano qui 2500 anni fa, e che dunque ci sono migliaia di tombe. Ben inteso, sa donna qui era una donna podassa abbastanza ricca, che aveva specchi in bronzo decorati magnificamente, e in più, ben inteso, gioielli in oro, baghi e pendini d'orecchi in oro. Questi gioielli forse sono stati fatti in Etruria stessa. Scavi ci vuole continuare. Mica forza archeologia preventiva, che quando si faccia archeologia preventiva c'è poco tempo per fare lo scavo, dunque ci vuole fare scelte ogni giorno, il pubblico non può mica venire a visitare lo scavo, e poi siamo obbligati di lagare un po' di informazioni.
ci vuole pensare altrimenti, o anche in un senso di sviluppo culturale e economico, i due accoppiati. Allora, abbiamo lasciato a Giuseppe Cesaro una stonda per ritrovare Pasquale Dramoni, che è un archeologo, ma chi lavora a famosi in rap. Allora, è una bolla appena avvisata, che vuole in rap? Allora, senti, l'INRAP è l'Istituto Nazionale di Ricerche Archeologiche Preventive. Ma che fate? Chi vemo e chi vuol dire safari? Allora, vuol dire che noi facciamo i scavi di archeologia prima di fare strade, di costruire i palazzi, di fare i gasoni, di fare i gas, di fare tutto ciò che noi chiamiamo qua l'urbanismo moderno. Ecco. Allora, siamo ordinati, si può dire, di un servizio di un Stato che si chiama Servizio Regionale dell'Archeologia, che sta a Iaccio, e edo che entra nella procedura d'urbanismo in cui i permessi di costruire. D'accordo. Allora, stavamo... Dunque, avete fatto una scoperta a Maio? Io azzardo come si è passato, ma raccontami appena la storia di sta tomba. Forse l'azzardo c'entra per qualcosa, ma come dicevo prima, lo Stato ci ha mandato a fare ciò che si chiama un diagnostico archeologico, dunque abbiamo fatto un po' di sondaggi per vedere ciò che c'era sotto terra, si può dire, e dunque qui i sondaggi hanno mostrato che c'era una via romana abbastanza maggiore che faceva verso il mare, e vicino alla via romana tante tombe. E a mezzo a tutte queste tombe, una più vecchia di tutte, che è la tomba etrusca. Ma a me lo cuore spattolava, che? Ah, qui attenzione, quando è un cerumica in tutta arena. Quando mi hanno chiamato Padre Pasquale, vieni a vedere ciò che abbiamo trovato. Che ti hai trovato? Non ti dico mica, vieni. Ma sono venuto, senti, non ci credo mica. Perché non si vedia che poco a fare, ma... Come Jean Géas ha fatto tutti questi scavi negli anni 80 verso Chiesa. Come questo film, Lanzo. Si vedeva un po' di marchi e poi un corridoio che andava sotto terra. Una cosa che... Ma infatti hai detto con quelli che c'era qualcosa, no? Allora, ti dico francamente, fa una scoperta così è una scommessa. Non si poteva mica pensare che a suo luogo qui c'era una tomba etrusca. Vestiti dell'epoca romana, sì, vestiti anche di un neolitico, ben inteso, ma una tomba etrusca no, non si poteva mica sapere. E so veramente l'archeologo che è arrivato a trovare qui un quadro preventivo che ha cacciato fuori a safari qui. Allora, appunto questa scoperta ha dato l'occasione di tramudarci un paese etruschi. Allora, siamo andati un mese fa con Giuseppe Faccia Commetti, a consigliere della cultura, e siamo andati e ci hanno ricevuto qua a Vittulogna, che è una delle città etrusche in Italia. Di rimettere un sito d'Aleria in cuore di un Mediterraneo, in cuore di una ricerca museale in un Mediterraneo, e di ritracciare le naturale e le storiche tra Amaremma, a Toscana e a Corsica. E ciò che noi potremmo fare questi scontri, questi scambi che legiseranno, posto di in 2020, a esposizione e l'autorità di Maremma giungeranno in Aleria, e sarà veramente un piacere di ricevere, continuiamo a tessere le, a ridessere le storie tra i nostri due paesi. La presenza etrusca è stata in corso. Questa battaglia all'Alia ci rimanda di nuovo a un'epoca dove i Gorzi erano al centro di un Mediterraneo, in due all'Alia era al centro di un Mediterraneo, scambi commerciali, barati con tutti i popoli di un Mediterraneo. C'era un popolo qui che commerciava, che barattava, che pensava, che lavorava, che stantava, ed è una maniera di riscoprire sul popolo gorzo che si è piegato qui. Allora, dopo sentirai a Simona Raffanelli, che è direttrice di suo museo in Vittulogna, ci ha detto qualcosa di nuovo, si può dire nuova storia. Ha detto che infatti quando gli etruschi vengono qui in Aleria, non trovano mica i sarvati, gli ignoranti, i zucche, trovano un paese con gente che vive, che scambia. Sei d'accordo con questa teoria? Allora, giusto appunto, Pedro Giovanni, è una teoria.
è una teoria, dunque è una teoria che è fondata non da un'ipocrita osservazione maestra dell'archeologia, e anche un'osservazione che è muovata qui, in Corsica, in Aleria e in tutto il circondo. Allora è vero che sono abbastanza convinto che, come si vede l'Italia, enfin, un paese etrusco, di Toscana, e che dalla Toscana si vede i montagni, ma si vede beh, il paesaggio della Toscana si può dire che sono i montagni corsi. Si può pensare che l'ottesimo secolo, anzi Cristo, saiente qui scompartigliani forse una maniera di pensare a morta e a vita dopo a morta, una maniera di sparte anche la ricchezza della terra, una maniera di avere un senso religioso, si può dire, e beh, da viene lo stesso, anche se erano di una parte e da guidare due mari, erano gli stessi. Dunque, sì, questo lo diciamo avanzati, un popolo diciamo avanzato. Ben inteso, so come si può dire, come gli etruschi. Sono gli stessi, per me non siamo mica perché siamo un'isola, che siamo forse andacciani, a gente che non sa niente nulla. A questo punto, questa teoria, dopo sentite mai chiese, voce, se richiedo, non è mica ti ha fatto accordo, infatti non dice mica no, ma dice non si sa mica. Dice che non si sa mica, siamo sempre in ignoranza di sapere se lo c'era di mettere una città che campava, che pia qui. Allora, è vero che dal punto di vista dell'archeologia abbiamo tutti i tombi etruschi e abbiamo poche informazioni nel tuo paese. Dico poco perché ci negano tutti. Ma come sono pochi, è vero che è sempre difficile di costruire un discorso scientifico, perché l'archeologia è scienza, un discorso scientifico a Nanta pochi affari, ma gli affari esistono, non si può mica cacciare fuori. E dunque per questo che Simona pensa, per me non è mica valso, perché in Etruria vi darete che ci sono tante cose che sono state fatte in Corsica e portate fuori da Corsica e si trovano là, e si trovano là vuol dire che spartiscono tanti. Non c'è mica un scambio di materiale, c'è un scambio niente, non c'è. Perché asa, o mare non è mica chiuso, o mare non è mica un muro, non è mica una frontiera, o mare è un mezzo di comunicare, di spostarsi. Dunque la gente andava in Toscana, fa ciò che è dell'Etruria, e dall'Etruria venivano in Corsica. Allora, Pasquale, ti ringrazio. Allora, giusto appunto, manda all'incontro di Raffanelli e Simona, che mi ha detto insomma, Renata, i scambi o gli scontri di corsi e di etruschi. Vetulonia era una delle più grandi, più antiche e più importanti città etrusche dell'antica Lega Arcaica, chiamata con nome greco Dodecapoli Etrusca. Dicendo che il mare arrivava qui vicino, è vero? Certamente. Allora, il mare è proprio qua sotto, ai piedi della collina. Ci sono ancora i resti di questo antico mare che era come un grande lago formato dal Mar Tirreno, con un piccolo tombolo di terra a chiudere e a proteggere questo ampio golfo. Si chiamava Lago Prile, lo conosceva Plinio il Vecchio, il nipote Plinio il Giovane veniva in vacanza in questi territori. Oggi Vetulonia è una frazione del comune di Castiglione della Pescaia, dove oggi abbiamo il mare, quindi la costa è andata avanti, oggi siamo quasi a 20 chilometri, ma qua sotto ancora ci sono i resti dell'antico porto. E c'è questo bello museo. Sì, è un museo che è aperto da quasi 20 anni, dal giugno del 2000, e ospita tutti gli oggetti, i reperti ritrovati a Vetulonia, nei resti della città antica e nelle tombe, nelle grandi necropoli intorno al poggio. Piano piano negli ultimi anni sta diventando più grande e oltre agli oggetti trovati a Vetulonia ospitiamo anche reperti dal territorio più ampio, più alcuni regali di oggetti etruschi che vengono anche da altre città. Andiamo un po' più avanti, queste popolazioni, sì, etrusche erano popolazioni locali, sì, o venivano d'altro?
Vorrei dire che venivano dalla Corsica, ma non posso dirlo, anche se non è del tutto una bugia. Questa mostra, con le sue grandi novità, sta dimostrando che i contatti tra gli Etruschi dell'età più antica, parlo del periodo villanoviano, del IX e VIII secolo avanti Cristo, avevano già grandi contatti con i popoli della Corsica, con i Corsi. In una collezione ritrovata nel Museo di Firenze, qui esposta, abbiamo queste testimonianze. È una collezione che si è formata a metà dell'Ottocento grazie a un paleontologo inglese, Major Forsyth, il quale raccolse insieme alle ossa dell'orso speleo nelle grotte della Corsica anche molti oggetti. Lui non sapeva che i corsi seppellivano nelle grotte per tanti secoli e raccolse quello che trovava. Sono grotte che voi conoscete bene, distribuite lungo la costa orientale fino al Capo Corso, vicino a Luri, la Grotta Alessandro, la Grotta Luciana a Muratto e poi ancora Pinzu a Vergine e ancora Cagnano, che ha restituito il famoso tesoro di Cagnano. Si tratta di oggetti che dalla fine dell'età del bronzo, ancora al X secolo avanti Cristo, arrivano all'età romana. E allora questo ci stupisce, perché prova che questi rapporti erano molto stretti di commercio, di scambi e di cultura. Questi primi contatti in Corsica, sì. Perché lì i corsi sono sottomessi, non è vero? Era un popolo la Corsica, se a questa era un popolo, non sottomesso affatto. Anzi, questi oggetti ci spiegano una cosa. Ci spiegano che i rapporti tra i popoli erano molto personali. Cosa voglio dire? Queste vetrine della mostra ci raccontano che gli Etruschi intrecciano rapporti importanti con i popoli indigeni delle isole, ma separati. Ogni rapporto è univoco, riguarda quei popoli, non gli altri. Quindi gli Etruschi separatamente aprono un dialogo con i Sardi e un altro dialogo con i corsi. Questo è importante. Si può dire che quando arrivano in Corsica c'è un vero popolo corso, trovano una Corsica che ha avanzato, una popolazione, un'economia. Sì. Sì, perché questi oggetti ritrovati insieme nelle grotte, nei contesti funerari, ci fanno vedere fibule, spille per tenere le vesti, di IX secolo avanti Cristo, quindi la prima età del ferro, prodotti qui a Vetulonia, ne abbiamo uguali qui nel museo di queste fibule, di queste spille, e oppure a Populonia, nella città vicina etrusca sul mare. Ma insieme nelle tombe abbiamo fibule dello stesso periodo prodotte in Corsica. Quindi gli scambi sono alla pari. Abbiamo oggetti, pendagli a piuma, a spada, fatti dai corsi, che ritroviamo nelle tombe di Vetulonia. Quindi c'è uno scambio alla pari. Ancora non c'è una dominazione di nessuno, né i corsi né gli etruschi, uno scambio pari. Allora, arriviamo alla famosa battaglia d'Alalia. Sì. Se dico Aleria oggi, sì. Chi ti dice quando dico Alalia per te? Chi è Alalia? Allora, io parto avvantaggiata, perché per un archeologo chiaramente è più facile, perché abbiamo studiato all'università questa battaglia. Più difficile è far arrivare il messaggio al popolo, quindi divulgare un messaggio che pochi oggi conoscono. Per me è stata una scoperta, una bellissima scoperta, il borgo di Aleria, che tanti punti di contatto ha con Vetulonia, con le città etrusche, i fiumi vicino, il lago, lo stagno, la palude, il mare, la costa, l'altezza del borgo. Sembrano due gemelle che si guardano dai due lati del Tirreno. È una realtà che ci unisce, che unisce i due popoli alla pari, che dicevamo. Alalia per me rimane Alalia fino a tardi, perché Aleria è solo il nome dato dai romani, dalla colonia romana, ma per tutti i secoli della sua storia
Alalia, che è un nome greco, diventa poi per noi una città etrusca, ma non di etruschi da soli, ce lo provano le armi, ce lo provano gli oggetti nei corredi. Per esempio i corsi imparano a fare certi vasi, che vediamo in mostra, dalle città etrusche di Vetulonia, di Populonia, di Volterra, di Cerveteri, di Vulci. Copiano queste forme senza decorazione, ma arricchiscono la loro cultura e comprano i bronzi dagli Etruschi, ma anche i bronzi imparano a vedere anche la produzione dei corsi. È una visione nuova della storia qui. Sì. Sì, non c'è più un popolo dominante, un popolo dominato. Forse anche per noi i grandi dominatori saranno i romani. È la stessa storia. Anche noi, qui con le città etrusche, avremo il dominio, il piede di Roma. In poche parole, questa battaglia d'Aleria, che è una delle prime battaglie dell'antichità, che ha cambiato in realtà? Allora, è stato importante per la nostra cultura di oggi perché ha fermato l'espansione di un grande popolo che era quello dei Greci, di Focea, in particolare dell'Asia Minore. Forse se Etruschi e Fenici non si fossero alleati per fare fronte comune e fermarli, la storia sarebbe stata diversa. La Corsica sarebbe stata più proprietà dei Greci, forse. Quindi è stata una grande vittoria per la nostra cultura, per i Corsi e per gli Etruschi. Ricordano un po'. E queste navi lo vogliono ricordare, perché la nave etrusca e la nave fenicia cercano di accerchiare, di colpire, di fermare quella greca al centro. Erodoto ci parla di una battaglia e una vittoria cadmea per i greci, in cui i greci vinsero con grandi perdite. Io non so quanto vinsero, perché in realtà i greci se ne andarono, presero mogli, bambini, beni, partirono sulle navi e tornarono via verso l'Italia del Sud, dove i greci avevano delle basi forti. Oggi possiamo dire che la nostra tradizione etrusca e corsa, che vivono in pace insieme, ha potuto sopravvivere. C'è l'elemento greco, lo vediamo, è un elemento culturale che è arrivato con la cultura del vino, del simposio, del banchetto, che vediamo testimoniato dai grandi vasi delle tombe di Aleria. Ma è una cultura che non ha invaso la nostra tradizione, la nostra storia, è stata assorbita e quindi è buono. E dopo arrivano i romani, i pisani, i genovesi, che hanno fatto che la corsa si sono staccati questi popoli. È stata l'unità francese, l'unità italiana e... Però io credo che essere qui oggi a riannodare questi legami, esatto, è un ritorno a questa antica unità culturale. Le nostre lingue non sono troppo diverse e, Jean, e quindi questo lo proviamo. E Jean Castella ci ha aiutato molto a questo progetto, ha fatto molto buon lavoro. Jean Castella è stato per me veramente la colonna portante di questo progetto. Senza di lui e il suo grande amore per la storia, la cultura, la geografia, la Corsica, la sua terra, oggi non saremmo qui a raccontare questo. Ma è vero che gli Etruschi è un popolo che fa ancora sognare, l'oro e tutte, fa ancora sognare questo popolo. Perché gli Etruschi sono legati ancora a molti misteri della provenienza, della lingua, della scrittura, quindi ci sono ancora molte cose da risolvere. Però credo che fosse prima di tutto un popolo pacifico e un popolo che amava la vita e la sua terra, ma un popolo anche aperto verso le culture degli altri. E questo forse è perché è stato più debole per i romani. Una debolezza in guerra, ma una forza dell'anima, della cultura. Allora, per chiudere questa discussione, in poche parole, come vedi il futuro tra tua città e Aleria, un po' più la costa, come vedi Ma questo? Penso futuro? Che sia stata una grande porta aperta, come amiamo dire con Jean, la ricostruzione di un grande ponte tra la Toscana, la costa e la costa orientale della Corsica, Aleria, Bastia, i grandi centri della parte orientale. Andremo avanti con iniziative comuni, itinerari di formazione di giovani, di scuole, di
di guide, di conoscenze, di visite. Andremo avanti con progetti di cultura, tanti, comuni, e cercheremo di costruire insieme la nuova storia di Etruschi e Corsi. Grazie Simona. Grazie a voi. Allora, per andare appena più avanti, dunque, questi Etruschi qui, se ne parla assai, infatti, di un popolo che faceva sognia, di un popolo mal conosciuto. Sì, è un popolo abbastanza mal conosciuto, perché prima non si, a scrittura etrusca si legge molto male, non si legge mica bene, ma gli studi andando agli Etruschi sono stati numerosi dopo più di cento anni. Dunque, oggi si conosce meglio, si conoscono bene i centri etruschi, si conosce per esempio tutti i riti religiosi degli Etruschi, si conosce come di vivigliano, eccetera, eccetera. Si conosce molte cose, ciò che si conosce meno sono in particolare i testi filosofici o religiosi degli Etruschi. Allora, e mi avevo un filmetto in una battaglia dall'Alia, dall'Iria, e mi arrivano appena questa battaglia. Infatti, per capire l'affare, quando gli Etruschi scalano qui, i Greci e li sono all'Iria, i Vocei sono all'Iria. Infatti, gli Etruschi sono venuti qui perché erano permette vini a latte di pirateria dei Vocei. I Vocei hanno l'abitudine di andare a pigliare roba dell'altro, in particolare andante di battelle che venivano in un canale da mare Tirreno, dunque di fronte alle truppe. Ma chi ha ragione di questa battaglia? Ha ragione chi? Ha ragione questa, ha ragione data da Erodotto, ha ragione è la pirateria praticata dai Vocei. I Etruschi intervennero mica soli, si sono alleati... Si sono alleati ai cartaginesi. Ma perché questa alleanza? Perché? Perché i cartaginesi avevano anche degli interessi di fare un commercio, per esempio verso la Spagna, eccetera, o verso l'Italia, e dunque la pirateria praticata dai Vocei e veniva a interrompere il suo commercio e veniva a interrompere l'attività di commercio di questi popoli. Allora, dice noi questa battaglia a vittuare l'Accademia, dice che infatti i greci erano pronti a andarsene. Vittuare l'Accademia è un'immagine che Don Piega Erodotto per dire che la battaglia è stata vinta dai Vocei, ma una vittoria con era tanta brillante, perché ci dice che da una parte gli Etruschi e dall'altra i cartaginesi hanno armato 60 battelli ognuno, facendo 120 battelli, e i Vocei avevano 60 battelli anche, ma sono state distrutte 40 battelle da ogni parte, hanno perso tutte 40 battelle. In più di questo, i battelli dei Vocei hanno perso il sprone, perché i battelli erano battelle di vera che avevano uno sprono di bronzo davanti per spronare i battelli dell'avversario. Dunque, hanno perso praticamente tutta la flotta. E sono stato obbligato ad andarsene e a parte da Aleria, e in seguito a questa partenza si sono stallate le Etruschi. Allora, un altro affare no, di questa battaglia, dicono che è la prima battaglia marina in storia, se sì, è vero? No, ma in tutto caso è la prima battaglia che è stata ritracciata conosciuta e ritracciata abbastanza. Erodotto consacra più pagine, c'è tre o quattro pagine che sono consacrate a preparazione di questa battaglia in qualche modo e eseguite della battaglia. E infatti Erodotto la chiama battaglia dall'Alia e lo nomma così, eh? Non nomma mica come battaglia dall'Alia, ma dice che è una battaglia che si è svolta con la gente dall'Alia. Ciò che Erodotto un città amica è la gente di Marsiglia, e si sa che da altre fonti l'Agane intende che c'erano anche alleate ai Vocei di Alaglia, c'erano anche Vocei di Marsiglia. Allora, di promuovo è un filmetto che l'hanno fatto in lingua corsa, hanno fatto un film per i Gidelli, un film che racconta
a battaglia la Lazio. A partire da un neolitico circa 8000 anni fa, i popoli di un Mediterraneo diventano sedentari. Imparano i tecniche liate all'agricoltura e la deu, ma di no più di liate alla fabbricazione di ceramica. A storia ha voluto privilegiare i grandi civilizzazioni come i greci e i venici, che hanno introdotto la scrittura, l'uso di un torno, la coltivazione di la vigna e di la liwi, piante di già conosciute dai popoli indigeni. Ma questi popoli di un Mediterraneo hanno avuto un ruolo importante, avviando lo scambio di materie prime e di produzioni artigianali. Un esempio di questi scambi è rappresentato dai pioli di pietra, originari dall'Alpi e scoperti in Corsica non da un monte Rivinco. In quel tempo, i città portuarie di un Mediterraneo entrano in una dinamica nuova, per via di scambi marittimi. Sono numerosi strade commerciali all'Ia Orienti e Occidenti. Mentre che i popoli orientali giungono in Occidente in cerca di minerali come lo stagno e pouvaro, ma di no di legno e di sali, le popolazioni di un Mediterraneo sono bramosi di prodotti realizzati in Oriente. Il canale di Corsica, situato tra Capicorso e l'isola di Capraia, è importantissimo in dell'organizzazione di strade di commercio di minerali. Divatti, l'isola d'Elba, famosa per i suoi giacimenti di varo, è al centro di scambi. L'isola era stata battezzata dai greci Etalia, avumosa, per via della quantità di vumo che usciva dai vuri di trasformazione di un minerale. Le imbarcazioni utilizzate per il commercio sono realizzate con tecniche di costruzione sofisticate assai, come la tecnica di un vasciamo cugito a tenoni e mortasi. Non tasti battelli a veli, troviamo di no ancori e sondi. Al principio dell'età di Uvaru, 1000 anni non sa Cristo, quando gli Etruschi facevano la sua entrata nella storia, le grandi civilizzazioni greche e fenici hanno cominciato a stendere le sfere di influenza in una parte importante del Mediterraneo. Durante i secoli che seguitano, allargano ancora di più la sua zona di influenza, fino ad occupare i costi dell'Anatolia, a Magna Grecia e a Sicilia, il nord dell'Africa, a Sardegna, il Golfo di Ulione e a Penisola Iberica. I greci di Eubea vanno a fondare le prime colonie in Occidente, nella parte meridionale dell'Italia, in Cuma, in 740 a.C., e in l'isola di Ischia, in 780 a.C., chiamata di no Pitecusai, paso forma che pari di scimmia. In l'ottesimo secolo a.C., i coloni greci si scontrano con gli Etruschi, che li chiamano Turenoi, da un uomo di un re che, secondo Erodoto, aveva condotto il popolo di Alidia in Italia. I coloni trasmettono la sua scrittura e tanti altri elementi di novità che hanno trasformato la cultura etrusca per sempre. Gli Etruschi adottano il rito aristocratico di un banchetto, l'inumazione e l'organizzazione di città in dodecapoli. Gli Etruschi, stabiliti nel centro Italia, tra Toscana, Umbria e Lazio, stendono il suo controllo a nord, a sud e non a mare. Così, la parte orientale della Corsica si trova in una zona di influenza diretta degli Etruschi. La metropoli greca di Vocea in Anatolia sviluppa di nuovo, al principio del VI secolo a.C., una rete di empori in Occidente, in Massalia, l'attuale Marsiglia, come capiluogo. In 565 a.C., i Vocei, guidati da un capimatia, si installano in Alalia, non dalla costa orientale della Corsica, e stabiliscono così una relazione importante con le popolazioni presenti sopra loco, i Corsi. In 545 a.C., al momento della conquista di Vocea dai Persi, l'abitante avarana sbirba i suoi locali e trasferisce la sua metropoli in una colonia d'Alalia. La presenza di Vocei al nord di un Mediterraneo, controllato dai potenti città marittimi etruschi come Caere, Tarquinia, Vulci, Vetulonia e Populonia, rimette in causa l'equilibrio geopolitico messo in piazza dagli Etruschi non a mare. La sua reazione non si fa mica aspettare,
per preservare la sua egemonia nel spazio taranico, dichiara la guerra ai vocei. Per provare di contenere l'espansione greca nel mare taranio, gli etruschi e i venici organizzano una coalizione contro i vocei della Lia. Schiata così una delle più grandi battaglie navali dell'antichità, chiamata da Erodoto Battaglia di Mare Sardo. Questa battaglia si passa in dire al 540 a.C., probabilmente al largo di Corsica, tra Aliria e i buchi di Bonifacio. 60 navi di vocei della Lia e podassi di Massalia si scontrano con gli Etruschi, aduniti intorno alla città di Caere, e i Venici, giunti dai porti sardi e da Cartagine. Erodoto scrive: Taranidi e Cartaginesi mossi di contraditi, ognuno con una flotta di 60 navi. Anche i vocei attrazione 60 imbarcazioni e si vicini fronti alla flotta avversaria, in un mare ditto di Sardegna. Si scontrono in una battaglia navale e ai vocei li toccò una vittoria a Cadmea, ditto altrimenti con grandi perdite. Infatti, di isonavi, 40 vuni affondati e i vinti di firmaini non si podiano più utilizzare, i rosti erano torti alla ringuercio. Tandu navigoni fino alla Lia. Imbarconi i doni, i zitedi e tutto ciò che si podia trasportare in cui navi e disbittoni l'isola di Kyrnos in direzione di Region. I rostri o sproni descritti da Erodoto erano i pezzi di bronzo piazzati a prua di battelli e servivano a svintare i vasciami numighi oppure sciappare i remi degli avversari per paralizzarli. Erano posti in ante i navi di guerra, sti battelli a remi erano stretti e facciani circa 20 metri di lunghezza. Secondo Erodoto, la vittoria di Vucei e Cadmea, vale a dire che i vincitori ha pagato quasi lo stesso prezzo umano e materiale che ho vinto. In realtà, un sbocco immediato di battaglia e una consecrazione per gli Etruschi sotto il comando di Caere come vincitori. Per disgrazia, i fonti che notavamo sono solo grechi e ci manca dunque a testimonianza etrusca. Sappiamo quantunque che i prigionieri grechi sono stati portati in Caere e lapidati, probabilmente in Monte Tosto, un santuario ceritano vicino al Porto Pirghi. Dopo questa passata tragica, ci conta torna Erodoto che ogni essere che passava accanto al luogo dove giacevano i vocei lapidati diventava divorno, stroppio o paralizzato. Fussero pecore o animali di somma o uomini senza distinzione. Tanto gli Etruschi, bramosi di rimediare a sua propria colpa, si voltarono verso l'oracolo di Delfi. E a Pizia gli impose un obbligo che di rispetto ne ancora. Infatti, facciano i sacrifici importanti e sbandiscono i yoghi di ginnastica e di gavate in onore dei morti. Intorno al 535 a.C., i vocei, che hanno lagato alla Lia e si sono mossi verso Region, vanno a fondare a Velia, a Usodo di Pestum. Sa battaglia ha cambiato la storia. Da tanto, il mare Taranio è proprio considerato come un lago etrusco. I corsi partecipavano attivamente alla civilizzazione etrusca, come attestato da iscrizioni votive. La necropoli della Lia, accanto alla prevalenza di prodotti artigianali realizzati o importati dagli Etruschi, troviamo di nuovo udieti di produzioni locali che beffano i vasi grechi e etruschi, mettendo così a palese l'importanza della comunità corsa locale. La pratica ellenica di un banchetto è assimilata e diffusa dagli Etruschi. Il vino è consumato in onore di Fufluns, l'equivalente di Dioniso per i greci. Nei tombi corti, questa pratica si materializza dall'uso di crateri, oinokoi, chiliches e rita. Nella sua città etrusca è d'uso che i doni partecipassero di nuovo a questa cerimonia, che è accompagnata dalla musica di Laulos, di Crotali, di Acetara e di Alira. Sono importati tanti ceramici costosi firmati dall'artista più rinomati d'Atena e Corinto.
accanto a studi prestigiosi, d'altri oggetti permettono di farsi valere, come i vasi etruschi in bronzo, i brocchi, i bacilli e i simpula ornati dai testi di Cini. A navi di un VI secolo a.C., scoperta in Mariana, conferma che i grandi porti naturali di Acortica, i stagni di Ciurlino e Diana, sono al cuore di scambi marittimi. Ammettiamo per esempio Provumo, Ulegno e Apeci, che rappresentano la controparte corsa di scambi. Al V secolo a.C., la potenza di Siracusa mette in pericolo l'equilibrio stabilito in Mediterraneo e fa schiata conflitti nuovi. I corsi partecipano di modo attivo, accanto agli Etruschi, i Cartaginesi, ma anche i Sardi e gli Lisichi. Ai battagli navali di Mera, a nord di Sicilia, in 480, poquida di Cuma, in 484 a.C. Saranno i due sconfitti maggiori per la coalizione di Etruschi e i Cartaginesi di Peta Siracusa. Questo nuovo contesto geopolitico marca la fine dell'egemonia etrusca nel Mediterraneo, dal punto di vista militare. I tirani di Siracusa organizzano a parecchi riprese attacchi contro l'isola d'Elba e a Corsica per garantire la provvista in metallo e nel rudione minerario di Populonia. È probabilmente in questo contesto qui che è posizionato il porto Siracusanus, in Porti Vecchio o Podas in Santa Monza. Dopo più o meno 500 anni di evoluzione all'interno della civilizzazione etrusca, in 259 a.C., in un contesto di guerre puniche, la Corsica si trova di colpo confrontata all'aggressione romana, iniziando così una tappa nuova di sua storia. La Lalia dei Greci e degli Etruschi diventa tanto la colonia romana d'Aleria. Ma da appena più avanti, ma parla appena della situazione della storia in Corsica oggi, cioè l'archeologia come la si passa, come la è, vedo che c'è poco archeologi corsi, e come è la mano, cioè formali, come è questa ricerca, posto c'è tutta scopra infatti. Ci sono l'archeologia, c'è molta gente che lavora in Corsica, l'archeologia dopo il 2000 è divisa in due parti, c'è un'archeologia che diciamo è preventiva perché è un'archeologia che si scrive in tutti i travagli che si pone fare, che si chiama travagli di costruzione, che si chiama travagli di qualunque, che per, sia in città sia in campagna, dunque tutti i travagli se depone indagare una zona archeologica sottomessi un'investigazione del radio dell'archeologia. Dunque questi sono travagli che costretti perché sono in un tempo dato, in una situazione ben particolare. E dopo ci sono i travagli tradizionali che devacciano l'archeologo gratuitamente, che devacciano poi tanti anni in continuità, secondo l'interesse che ognuno può avere andando a un periodo. Ci sono studi, travagli per un periodo preistorico, ci sono qualche numerosi travagli anche avanti a periodo storico, in particolare hanno ripreso i scavi di Bonifacio, andando al sito romano di Piantarella, per esempio, hanno fatto qui uno scavo nello stadio di Diana, uno scavo romano di nuovo, ci sono scavi medioevali, dunque si può dire che il panorama storico e l'archeologia ricopre praticamente il panorama storico e c'è anche un po' di archeologia industriale. Costano gare i scavi? I scavi costano gare, o più che costa gare sono i scavi preventivi, perché qui sono in una
in una cronologia corta. Precisa, corta, perché si deve scrivere in un calendario di travagli. Infatti, per far capire, niente, se tu volevi una casa qui, prima c'era Fonscau, non c'è mica materiale. Se onti un luogo, ho detto, se faccio la casa, se non circondo c'è una sospizione di avere un sito archeologico, si può fare. Si può domandare all'avanzo, per esempio, si può domandare di avere una stimazione del sottoterreno, o si può, al contrario, domandare un permesso di costruire e in una procedura di istruzione del permesso di costruire c'è una procedura che è relativa all'archeologia preventiva. Allora, per compiere, infatti in Aleria c'è tutta scopre, si può dire. Sì, perché una grossa parte della città è sempre sotto terra, ma non è mica una necessità di scavalla. La collettività ha fatto studi che permettono di conoscere meglio la trama urbana della città e l'archeologia preventiva, infatti, è qui da che apporta. Come tu sei visto con la necropoli della Magione che ha tombe etrusche che si sono state scoperte negli ultimi mesi, si vede che l'archeologia preventiva è sufficiente per alimentare di nuovo, perché si svolge in una superficie molto più importante e in un mezzo molto più importante che quelli dell'archeologia tradizionale. E da un'idea di situazione. Apporta novità, alla conoscenza del sito di Aleria. Allora, se ti saluto. Allora, venite in Aleria, vedete qui, ci dovete scoprire a bere. Vi saluto a tutti.